Benvenuti al primo screencast del corso Python organizzato dal Pool del Politecnico di Milano. Io sono Stefano Sanfilippo. Innanzitutto premetto chiedendovi quale sia l'utilità di studiare Python. Beh, la prima risposta è perché no. In fondo un linguaggio, soprattutto se caratterizzato da grande ricchezza lessicale, può sempre essere utile nella vostra formazione. D'altra parte però Python è un linguaggio che offre un'incredibile velocità di sviluppo dovuta a una sintassi naturale fluente e a messaggi di errore molto chiari. Inoltre, essendo un linguaggio compilato, salta il classico iter di creazione, compilazione, correzione degli errori e ricompilazione in generale, accelerando il processo con cui il vostro programma passa da idea a programma effettivamente implementato. Python in questo senso può essere ed è usato spesso come linguaggio per prototipi, cioè per costruire una prima versione veloce del programma che successivamente verrà affinata con l'uso di altre tecniche di programmazione o altri linguaggi. Python non è un linguaggio efficiente sulla memoria, tantomeno non è un linguaggio veloce, è un linguaggio interpretato e quindi paga penalità, ma soprattutto è un linguaggio con tipizzazione debole. Vedremo tra poco che cosa significa. Questo garantisce grande flessibilità applicativa, ma comporta dei costi che appunto si traducono in minore velocità di esecuzione. Inoltre, Python è stato adottato come linguaggio di scripting da numerosi programmi, come ad esempio Maya o Rhino. E infine, Python è stato inserito in un grandissimo numero di applicazioni, compresi alcuni sottosistemi dello Shuttle. È stato anche sviluppato da Google e dalla NASA per altre applicazioni. Ma passiamo subito alla pratica. Questa che vedete è una schermata di IDLE. IDLE è un programma interattivo contenuto all'interno dell'installazione Python per chi ha installato su Windows o su Mac. Chi ha installato su Linux invece potrebbe trovarla in un altro pacchetto separato, ad esempio IDLE, Python IDLE, eccetera. Cercate. IDLE ci servirà come strumento di dimostrazione e sviluppo per tutte le successive lezioni, ma ad ogni modo potete usare l'editor di testo che preferite. Io, per chi usa Linux, consiglio Kate o Gedit, per chi usa Mac consiglio TextWrangler, per chi usa Windows consiglio Notepad++. Ma passiamo immediatamente all'applicazione. Questa che vedete è una shell interattiva, ovvero in cui i comandi vengono inseriti ed eseguiti linea dopo linea quando battete invio. Quello che ho appena scritto è un programma valido, in particolare su una console interattiva produce un output. Questo comando, oltre a essere valido, può essere inserito in un programma non interattivo, cosa che facciamo subito. Copia. Apriamo un nuovo file e incolliamo. Dopodiché salviamo. Ecco, come vedete, questo programma di una sola riga di per sé produce come output 2 più 1 e infatti andiamo subito a verificare chiamandolo da console. Chissà cosa sto per fare, dovrebbe essere ordinare amministrazione, per chi invece non fosse molto pratico di console non si preoccupi, è solamente un modo facile per eseguire i nostri programmi. Nel particolare, primo. L'output è stato proprio quello desiderato. Al contrario di altri linguaggi che presentano una notevole lunghezza di codice per implementare la stessa funzione, pensate ad esempio al C, dico C perché la maggior parte di voi lo conosce, impieghereste 7 righe per scrivere la stessa identica istruzione. Ora, inizio dal più semplice dei tipi semplici, scusate il gioco di parole nel Python, ovvero i tipi numerici. Questa è un'espressione Python valida, del resto condivide la sintassi con la stragrande maggioranza dei linguaggi in cui esso sono previste. In particolare notate la differenza tra un numero intero e un numero a virgola mobile. Ad esempio, prima nota. Questo operatore denota l'elevamento a potenza e nello specifico questa scrittura significa 9 alla seconda e verrà tradotta in 81.
valutazione di stringhe e di espressioni viene effettuata con le regole della precedenza aritmetica, per cui moltiplicazioni e divisioni seguite da somme e sottrazioni. Le parentesi possono essere tranquillamente usate per alterare la precedenza. Altro punto che notate, dunque, Python 3 ha corretto uno dei bug, cioè uno dei, non bug, una implementazione caratteristica che discendeva dal C e che in Python era diventata piuttosto confusionaria, che riguardava la trattazione cioè riguardava la trattazione numerica. Ad esempio, questa espressione in Python 3 produce, come correttamente ci aspettiamo, 0,5. La stessa espressione invece è eseguita interamente iterativamente nella vecchia versione Python 2, produce 0. Questo perché 1 e 2 vengono considerati come numeri interi, pertanto la loro divisione viene troncata al valore intero. Al contrario, Python 3 usa il comportamento che è più naturale, più ovvio, quello che ci aspettiamo. Se volete forzare il vecchio comportamento, cosa che a volte può essere utile per eseguire divisioni intere, dovete usare il doppio slash. Salviamo. Eseguiamo e infatti 0, come ci aspettavamo. Ora, sui tipi numerici non mi dilungo molto, anche perché non c'è proprio tanto da dire. Torniamo però all'espressione print, eccetera. Prima cosa da notare, non c'è nessun terminatore, nessun punto e virgola, nessun spazio, nessun cancelletto, nulla. La riga così è completa. Questo perché Python usa l'invio a capo come terminatore di linea. Questo innanzitutto non vi consente di spezzare semplicemente degli enunciati su più righe, ma, cosa più importante, vi obbliga a un'impaginazione corretta del codice. L'impaginazione quindi non è più estetica, ma è proprio strutturale del codice. Questo da una parte, e soprattutto nei primi tempi, può essere una seccatura, ma vedrete poi che vi costringe a organizzare in modo visibile e gradevole il codice, e sarà un grosso vantaggio. Quindi prendete confidenza con la prima delle funzioni che useremo, cioè useremo all'interno del nostro codice, la print. Ma ora passiamo a definire le nostre funzioni, cioè a voler raggruppare delle operazioni in singoli blocchi concettuali dove poi verranno ripetute. Una funzione viene dichiarata attraverso def, seguito dal nome della funzione, che nel nostro caso chiameremo quadrato. A seguire due parentesi, una aperta e una chiusa, tra le quali inseriamo gli argomenti. Ora vi avevo accennato che Python è un linguaggio con tipi deboli. Questo significa che non è necessario fornire una dichiarazione degli argomenti, ma solo il nome che si intende usare. Per esempio, base, esponente, altro. La dichiarazione della firma termina con due punti. I due punti spezzano la firma dal contenuto, dal blocco della funzione. Ora, come vi ho fatto notare poco fa, cioè ogni blocco è identificato da un certo livello di indentazione. In questo caso in particolare si usano per convenzione quattro spazi. Non usate le tabulazioni, ma sulla scelta degli spazi, ripeto, non usate le tabulazioni perché su alcuni schermi vengono rese in modo diverso, alcuni editor addirittura le sostituiscono con gli spazi. E questo crea discrepanze nei vari punti di codice. Ancora una volta non è solamente un problema estetico, è proprio un problema strutturale, perché alla prima indentazione, in questo caso questi quattro spazi, Python prenderà nota del stile di indentazione usato, per esempio due spazi, uno spazio, quattro spazi, eccetera, e lo ricercherà in tutto il resto del vostro script. Per cui ad esempio qui posso eseguire qualunque operazione con i miei numeri. E dopodiché restituire un valore di ritorno del return mediante questa operazione. Questo definisce una funzione. In particolare notate, come vi ho detto, se io inserissi un blocco del genere, ovvero con sempre indentato ma indentazione 2, cosa che è perfettamente lecita in altri linguaggi, questo invece produrrebbe un errore di sintassi, come vedete, chiaramente identificato. Se invece riportiamo tutto al livello di partenza corretto e ritorniamo all'esecuzione del file, non produrrà nessun output, print, per esempio, quadrato meno 1, dopodiché diamo una base, diamo un esponente e diamo
abbiamo il valore altro. Salviamo e rieseguiamo. Ecco, valore restituito. In particolare notate la presenza di una linea bianca. Questa linea vuota è prodotta da questo statement, ovvero una print chiamata senza argomenti produce una linea vuota. Questo può essere utile nel vostro codice per demarcare funzioni. Ecco, vedete, la linea non è più presente. Ora, tornando a noi, introduciamo il primo tipo di... il secondo tipo fondamentale di dato, la stringa. La stringa è intesa come sequenza di caratteri. In Python esistono tre sintassi equivalenti per specificare le stringhe, anche se ognuna c'è comunque. In particolare, le prime due sono esattamente equivalenti, nel senso che, a differenza di altri linguaggi in cui il singolo apice o il doppio apice assumono significati leggermente diversi, in Python sono esattamente equivalenti. Perché fornire le due? Innanzitutto per non frustrare né chi viene da un linguaggio a singoli apici né a doppi apici, ma soprattutto per permettervi di scrivere in modo agevole cose del genere. Queste due stringhe sono valide e non vi costringono all'escaping. Ora, Python 3 ha già adottato la convenzione Unicode, che vi permette di rappresentare caratteri non standard come lettere accentate o alfabeti stranieri senza dovervi preoccupare della effettiva codifica. O meglio, fornisce una codifica appropriata per ogni tipo di alfabeto internazionale oltre che per lettere accentate. In Python 2, e in ogni caso anche in Python 3 è possibile, potete premettere a una qualsiasi stringa contenente caratteri accentati una particella U. Questa particella identifica la stringa seguente come stringa Unicode. Ad esempio, procediamo all'esecuzione. Dimenticavo, Python 2 vi fornisce una stringa Unicode e poi, come vi ho detto, vi chiede errore, cioè vi segnala un errore. Al contrario, Python 3 senza la particella Unicode, che è stata eliminata in quanto le stringhe di per sé sono già Unicode, non produrrà errori. Ecco. Ora, tornando a noi, chiamiamo questa D, introduciamo alcune operazioni sulle stringhe. Con una sintassi comune a molti linguaggi è possibile stampare un singolo elemento di una stringa, ad esempio così, la decima lettera della stringa stringa, ovvero per chiarezza nostra, decimo elemento, 10. Notate che il decimo elemento occupa l'undicesima posizione nella stringa. Notate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Questo perché le stringhe in Python, come nella maggior parte dei linguaggi, hanno come indice base 0. Questo per una ragione storica. Infatti notate che questa scritta produce la prima lettera della sequenza. Stringa 0. Python però vi offre una sintassi più completa usando sempre le parentesi quadre che vi permette di selezionare non solo una lettera ma un'intera sottostringa, quindi anche le sottostringhe fanno parte della sintassi. Per esempio, volendo selezionare la sottostringa che comprende dal terzo al settimo carattere, entrambi inclusi, scriveremo 2 in quanto il terzo carattere occupa la posizione 2. Abbiamo detto settimo carattere incluso, il settimo carattere occupa la posizione 6 incluso, pertanto scriveremo 7. Questo perché? Perché la sintassi è specificata in modo che il primo carattere sia incluso, l'ultimo carattere sia escluso. Vogliamo includere quindi come ultimo indice il sesto e scriveremo 7. Ancora una volta questo è per ragioni concettuali in modo che per esempio, A intesa come stringa da 0 a
qua a 6 più stringa da 6 a la lunghezza della stringa, tra poco vedremo una sintassi più compatta per esprimere lo stesso concetto, sia identicamente uguale a stringa. Controlliamo subito eseguendo questo blocco di codice. Ecco, come vedete, la somma di questi due tagli, grazie alle proprietà di cui vi ho appena parlato, consente, cioè, garantisce questa proprietà e quindi rende vera l'ultimo statement. Ora, len può essere usato per calcolare la lunghezza di una stringa, come vedremo tra poco, anche di un dizionario o di una lista. O meglio, no, di un dizionario o no. O meglio, non nelle nostre condizioni, ne parleremo dopo. In una lista, sì. La lista, come vedremo, o l'array, come conosciuto in altri linguaggi, anche se vedremo tra poco, è meglio chiamarla lista, presenta molte proprietà simili alla stringa. Ora, alla stringa possono essere applicati con una sintassi del tipo stringa.operazione varie operazioni. Ad esempio, se questa stringa contenesse caratteri misti, maiuscoli e minuscoli, l'operazione lower produrrà una stringa formata unicamente da caratteri minuscoli. Ora, sempre una nota sulla print, notate che potete aggiungere ulteriori argomenti allungando la chiamata di funzione senza preoccuparvi, verranno stampati l'uno dopo l'altro, inframmezzati da uno spazio, o meglio lo spazio è separato dal standard. Chi voglia cambiare questo comportamento aggiungendo ad esempio un cambio di linea oppure una tabulazione potrà trovare ulteriori informazioni nella documentazione della print, come vedremo quando consulteremo la documentazione, oppure ad esempio up per selezionare, per rendere la stringa completamente in maiuscola. Stringa completamente minuscolo, stringa incompletamente maiuscolo. Anche in questo caso le operazioni applicabili a una stringa sono numerosissime, non ne parliamo adesso, ne parleremo un poco in sede di esercitazione quando tratteremo dell'uso pratico di queste funzioni. Un po', vi ripeto, se siete curiosi, soprattutto quando vi serviranno, perché è importante notare che Python è un linguaggio molto intuitivo e soprattutto tantissime operazioni sono già state implementate. Quindi, prima di scrivere una decina di linee di codice, chiedetevi se per caso la funzione che state cercando di emulare non esiste già. Ora, due piccole note. A volte vi capiterà di inserire all'interno della stringa alcune sequenze di escape. In particolare mi sto riferendo a questa. Ma altre volte vorrete inserire effettivamente un carattere slash. Backslash n. Ad esempio, stampiamo questa stringa. Vedete, la prima e l'ultima riga corrispondenti al primo e l'ultimo la sequenza di escape sono state sostituite da dei rimandi a capo. Ora, l'approccio tradizionale è l'escaping, ovvero il singolo backslash viene sostituito dal doppio, il che effettivamente produce l'effetto sperato. Tuttavia, immaginate di avere tantissime sequenze di backslash, come capita ad esempio nelle regex, questo produrrà una sintassi piuttosto oscura da comprendere. Noi vorremmo scrivere esattamente questo e fare notare che vogliamo stampare proprio questo senza nessuna traslazione dei caratteri. In questo caso viene usata una particella R. La particella R sta per row, ovvero grezzo. La stringa viene stampata grezza esattamente come è stata inserita. Per cui torniamo a noi, eseguiamo la stampa e effettivamente, vedete, la sequenza viene stampata senza che sia effettuata nessun rimpiazzo di carattere. Altra funzione molto utile di Python sono le stringhe multilinea. In particolare, tornando alla sequenza di escape della capo, vi sarà capitato di dover produrre qualcosa del genere. Effettivamente produce il risultato sperato, tuttavia non ci piace questa sequenza di escape, vorremmo rendere la cosa ancora più ovvia. Come si fa con le stringhe multilinea? Le stringhe multilinea sono demarcate da tre apici e si estendono oltre la singola linea. Ad esempio così. In particolare, eseguite, e effettivamente il risultato è quello che ci aspettavamo.
Tutto questo senza dover appesantire inutilmente la sintassi con sequenze di escape, producendo stringhe lunghissime e illeggibili. Tuttavia, inoltre, la indicizzazione e lo slicing di una stringa presenta un'ulteriore facilitazione. Poco fa, perché dichiariamo una stringa, poco fa abbiamo definito l'indicizzazione e lo slicing, così. Python vi permette anche di eseguire uno slicing su numeri negativi, un'indicizzazione e lo slicing su numeri negativi. Qual è il significato di questa scrittura? Verrà prelevato il primo carattere a partire dal fondo. Guardate bene, qui la numerazione non è meno 0, anche perché se riflettete meno 0 e più 0 hanno lo stesso significato e quindi si ricadrebbe pur sempre nel primo indice, ma a partire da meno 1. Quindi questo rappresenta il carattere indicizzato come meno 1, questo come meno 2, meno 3, meno 4 e a seguire. Naturalmente tutto resta valido anche per la scrittura dello slicing, per cui questo selezionerà tutti i caratteri compresi tra l'indice di posizione 2, cioè il carattere a indice 2, quindi il terzo carattere della stringa, e l'ultimo, qualunque esso sia. In particolare, anzi, questo è il penultimo carattere, qualunque esso sia. Come notate, se al penultimo carattere inseriamo questo distintivo, se poi volessimo selezionare a partire dal carattere di ordine 2 fino alla fine complessiva della stringa, possiamo proprio rimuovere il secondo indice lasciando una scrittura del genere. Questa scrittura seleziona la sottostringa compresa tra il carattere che occupa la posizione 2 e la fine della stringa, ovunque essa sia. Esiste anche una scrittura ancora più condensata, questa. Questa seleziona tutta la stringa. Ovviamente non ha utilità, almeno in questo contesto. Non è dunque un uso specifico, ce l'ha, è un uso piuttosto caratteristico del Python e sconsigliato, serve per copiare stringhe e liste, noi non ce ne occupiamo, sapete solamente che esiste nel caso doveste trovarlo nel codice di altri. Ora, questo, abbiamo detto, questo seleziona i caratteri dal 2 al 10, ma non è tutto, possiamo anche selezionare i caratteri, in questo caso si tratta di una stringa, quindi l'operazione ha poco senso, ma se invece di una stringa fosse una sequenza di singoli caratteri con significato specifico, allora senso potrebbe averlo. Ad esempio, se questa stringa la sostituiamo con una sequenza di questo tipo, potremmo voler selezionare solamente i punti esclamativi, ovvero i caratteri che occupano posizioni dispari. Cosa facciamo ad esempio? Partendo dall'ordine 0 e arrivando all'indice 10, a gruppi di 2. Il terzo indice cosa significa? La lunghezza del salto, che di default è 1, ovvero carattere. Carattere salta la lunga, salto al successivo carattere, quindi 1. Per cui da questo carattere al successivo, salto 1. Se invece è 2, carattere, salto 1, carattere dopo, quindi carattere 1, due posizioni di indice, carattere successivo. Nello specifico, se i caratteri di questa stringa sono più di 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ad esempio, questo produrrà la sottostringa formata da i caratteri che occupano le posizioni dispari, in quanto si parte dall'ordine 0, ovvero dal primo carattere, compresi tra 0 e 10. Nello specifico dovrebbero essere 5 punti di domanda. Ecco qui, vedete, i nostri 5 punti di domanda. Ora, sulle stringhe, vi ripeto, questa sintassi può essere non ovvia, poco intuitiva, o perlomeno poco utile. E infatti introduciamo una lista. La lista, facciamo il parallelo con gli array di altri linguaggi, è una sequenza di elementi. Tuttavia, perché la chiamiamo lista in un array? Perché un array, per definizione, è un blocco contiguo di celle uniformi. Una lista invece può contenere qualunque tipo di dato, che sia esso non uniforme o non uniforme. Per esempio, questa è una lista valida, anche se non ne vedo sinceramente il significato. Ma anche questa
in cui inseriamo la nostra funzione print, inseriamo una stringa, inseriamo un numero e un numero in virgola mobile. Anche questa è una lista, entrambe perfettamente valide. Per esempio, lista 1, stampiamo. Prima lista, seconda lista. Tutto questo grazie all'assenza di tipizzazione forte, caratteristica del Python. Ora, alle liste possiamo applicare le stesse identiche operazioni di slicing e indicizzazione viste per gli array, ad esempio, viste per le stringhe, scusate. Ad esempio, questo selezionerà il primo elemento della lista 0. Questo, l'elemento di ordine, di indice 0. Per esempio, da qui, lista 2 selezionerà 1, per da 1 a 3. Selezionerò gli elementi di indice U da 1 incluso a 3 escluso, cioè indice 1 e indice 2, indice 1 e indice 2. Quindi, stando a quello che vi ho appena detto, questa sequenza dovrebbe stampare 1, questa stringa, 1. Proviamo. Effettivamente, notate. Ora, che cosa succede se per caso inserite un indice visibilmente non valido? Meglio, in questo caso è visibile, ma ammettete di avere un'espressione in cui l'indice è calcolato, in quel caso sarebbe meno visibile. Ad ogni modo, tornando a noi, ricevereste un index error. Come vedete, la sintassi è molto chiara e piuttosto concisa. Imparate a abituarvi a questi messaggi d'errore, prima perché ne vedrete tanto e secondo perché tra poco impareremo come trattarli. Ma tornando a noi, alle liste, a volte... Per operare su una lista possiamo usare un'iterazione. Iterazione, conosciuta come for in quasi tutti i linguaggi di programmazione, assume questa forma. Ad esempio, for i in range. Range è una funzione integrata in Python. Vi ritorna, o meglio, vi ritornava, adesso ritorna qualcosa di simile, ma non entro nel dettaglio, una lista contenente tutti i numeri a partire da un certo numero start, che noi fissiamo a 0, ma in questo caso omettiamo, fino a un certo numero stop escluso. In particolare, star, stop e step hanno lo stesso comportamento che avevano nello slicing di stringhe e liste. Ora, range 10. Prima facciamo pratica così. Come vedete, questa scrittura produrrà in sequenza i numeri compresi tra 0 e 9. Produrrà, se magari fornisco la sintassi corretta, come notate. Quindi, imparate dunque, range è l'equivalente del ciclo numerico nei linguaggi quali C, Java, C++, eccetera. Ora, capite che se noi scriviamo una cosa del genere, come abbiamo visto poco fa, lunghezza di lista 2, ora possiamo stampare singolarmente gli elementi di lista 2. Ecco qui. Ancora una volta. Eccoli qua, stampati l'uno dopo l'altro. Allo stesso modo possiamo stampare, per esempio, un segno identificativo prima di ciascuno di essi. E notate che vengono singolarmente stampati. Ora, questa sintassi, che pur funziona, non ci piace. Non ci piace perché è troppo complessa e soprattutto perché, vi ripeto, quando vi capiterà di scrivere più di due o tre pari livelli di parentesi, indentare due, tre livelli per svolgere una singola operazione, o ancora peggio, ricorrere a gigantesche cataste di parentesi e operatori sconosciuti, chiedetevi se forse non c'è un modo più facile di fare le stesse cose. In effetti c'è, ed è il cosiddetto protocollo di iterazione. La scrittura è questa. Il significato, piuttosto intuitivo, è che alla variabile elemento, che non deve essere dichiarata in precedenza, o meglio non è necessario, vengono successivamente assegnati i singoli elementi presenti nella lista 2. Questo significa che uno dopo l'altro vengono inseriti, assegnati alla variabile elemento, elaborati e dopo scartati. La lista 2 in particolare non viene modificata, anche questo importante, anche se piuttosto ovvio, sempre meglio ripeterlo. Allora, tornando a noi, questa scrittura, come vedete, andiamo subito ad eseguire, produce lo stesso identico risultato sopra e soprattutto, vedete, è molto più chiara.
particolare, oltre ad essere molto più chiara, elimina la dipendenza da un indice algebrico, ovvero una variabile intera. Questo da una parte potrebbe non essere un problema, anche perché la maggior parte dei programmatori ormai ha acquisito come automatismo quello di collocare gli elementi in un array utilizzando un indice. Qui invece non è necessario, trattiamo la lista per quello che è, per una lista, cioè una sequenza di elementi, li enumeriamo e assegniamo uno dopo l'altro, li elaboriamo in quella che è una vera e propria iterazione. Ora, il complemento di un'iterazione è una scelta, quello che viene comunemente chiamato if. A seguire l'if può essere una qualunque condizione booleana o una condizione cioè che restituisce due valori ben definiti, un valore vero o un valore falso. Ad esempio, se noi chiamiamo la variabile A true, la variabile B false, notate la maiuscola iniziale, questo perché forse ne parleremo, ma non è di per sé importante, si tratta di due oggetti. Ricordate solamente che, anzi ricordatelo perché questo differisce dalla maggior parte degli altri linguaggi, true e false iniziano con la lettera maiuscola. In ogni caso, come vedete, l'evidenziazione del testo dovrebbe aiutarvi. Ma tornando a noi, all'interno si possono alternare condizioni logiche secondo la sintassi convenzionale, seguite da connettivi. Si possono usare le classiche sintassi C, come ad esempio questa. Eccetera. Ma noi preferiamo scriverlo così, and, or, questo perché è più chiaro. Anzi, definiamo la terza variabile 10. Innanzitutto proviamo a eseguire questo singolo blocco, notate l'assenza di contenuto, c'è solo un commento, indentation error, questo perché Python si aspetta un blocco. Se per caso, semplicemente per sviluppo, ad esempio avete lasciato un blocco vuoto, quello che nei linguaggi a parentesi graffe come C, C++, eccetera, viene indicato così, qua ovviamente le parentesi non esistono, verrà rimpiazzato dalla parola chiave pass. Passa semplicemente vuol dire non eseguire nessuna operazione, semplicemente un segnaposto, notate che non viene più prodotto l'errore, per coprire livelli di indentazione senza produrre errore. Altra cosa che non gradiamo molto è questa scrittura. Ora noi vorremmo attribuire un valore più immediato, ovvero se questa variabile invece che chiamarsi A si chiamasse negozio aperto, per esempio, invece di scrivere così, vorremmo scrivere questo, il che il significato logico è piuttosto evidente. Per esempio, se questo fosse il denaro, e poi inserissimo un and e togliessimo questa condizione iniziale, avremmo una scrittura piuttosto naturale, ovvero se il negozio è aperto e posseggo denaro a sufficienza, eseguirò un certo numero di operazioni, ad esempio in questo caso un palese inno al consumismo. Ovviamente sto scherzando. Effettivamente la condizione viene valutata correttamente. In particolare imparate ad abituarvi a quella che si chiama intrinseca booleanità, ovvero in Python una lista non vuota, una stringa non vuota, un intero, eccetera, viene considerato vero. I valori falsi in particolare sono il valore false, esplicito, una stringa vuota, una lista vuota. Esiste anche un quarto tipo di valore valutato come false, ne parleremo più tardi perché riguarda il mondo degli oggetti, cioè la seconda faccia della programmazione Python. Ma tornando a noi, possiamo aggiungere alla fine una clausola else, per esempio qui print. Per esempio qui cambiare il valore del denaro, e effettivamente viene eseguita la clausola else. Possiamo anche inserire in cascata più clausole, ad esempio else if 2 diverso da denaro, eccetera. Capite però che, anche qua vengono correttamente eseguite, capite però che
Questo produce numerosi livelli di indentazione, questo può causare confusione. Ancora una volta, ve lo ripeto perché è molto importante, la scrittura in Python deve essere il più possibile rapida e intuitiva. Quindi la soluzione è questa. Usare un ciclo ELIF. ELIF con questa scrittura vi consente di risparmiare un livello di indentazione e di aggiungere un ulteriore caso. L'ultimo potrà essere un else o semplicemente potrà non esistere. E fino a qua, nulla di strano. Un altro punto importante è che un ciclo for di per sé, cioè anche un ciclo for può avere un enunciato else, ad esempio scrivendo così. Prima proviamo a eseguirlo e poi verifichiamo il significato di questo. Notate? L'else viene eseguito quando viene terminata l'enumerazione degli elementi nella lista, oppure non ci sono elementi nella lista. Immaginatelo come se la lista è piena, esegui tutto ciò, se la lista non è piena, esegui l'else, con l'unica eccezione, per cui non fate troppo affidamento su questa regola, che l'else viene eseguito comunque alla fine del ciclo. Quindi, quando è che non viene eseguito il for? Quando il ciclo viene rotto. Ancora una volta, e questo lo do per scontato, credo sia un concetto piuttosto semplice, in ogni caso per problemi ponete pure una domanda. Ad esempio, se lista, anzi no, se elemento fosse 5, break. Break ha il significato convenzionale di tutti gli altri linguaggi di programmazione che lo prevedono, in particolare esiste anche uno statement continue. Noi non ce ne occupiamo in particolare perché non riguardano proprio la programmazione Python, in generale sono strumenti a disposizione di tutti voi programmatori. Tornando a noi, comunque, questo statement al primo incontro con un 5 interromperà. Interrompe la scrittura. Pardon, lista 1, infatti c'era qualcosa che non tornava. Come vedete, non viene prodotto questo statement perché il ciclo viene rotto. Questo è piuttosto utile per inserire condizioni finali. Per esempio, questa potrebbe essere una condizione. Con cui concludere il ciclo. Ecco qua. Ora ritorniamo un attimo al nostro esempio delle liste, stampando. Cercando di stampare un elemento palesemente al di fuori dell'array, pardon, della lista. Ecco, index error, errore sull'indice. Questa è la spiegazione. Ora, nella maggior parte dei casi, soprattutto in fase di progetto, è utile stampare gli errori per poterli correggere, ma a volte questi errori sono attesi, perché ad esempio dipendono su valori calcolati o forniti dall'utente. Vedremo meglio nella parte di esercitazione. In ogni caso, a volte potremmo volere occuparci direttamente di questo errore senza lasciare a Python la segnalazione. Tutto ciò si compie mediante un blocco try except. Questa è la forma più generica, introdotta adesso per semplicità, voi non la userete mai più. Perché? Perché questo except da solo cattura qualunque errore, in gergo si chiamano eccezioni, da cui appunto except, qualunque errore, anche quelli che voi non avete previsto. Per limitare il tipo d'errore, all'except lo si fa seguire. Per esempio, questo blocco significa che noi all'interno di quest'altro blocco desideriamo trattare unicamente gli errori sugli indici e non ad esempio gli errori di sintassi, tra l'altro ho nominato l'unico errore che non viene trattato, ad esempio gli errori su chiave, gli errori su, che so, divisione per zero, eccetera.
potete aggiungere più di un blocco except, ad esempio, e tra poco vedremo quando si verifica un key error. In ogni caso all'interno del blocco potete certo inserire un messaggio più significativo. Infine, se siete interessati anche alle informazioni che Python allega alla singola segnalazione, ad esempio tornando qui, questa stringa che indica la ragione esatta dell'errore, potete far seguire a IndexError un as e l'as al nome, per esempio errore, a cui volete assegnare la specifica istanza dell'errore. Ora non entro nei dettagli perché sarà oggetto di trattazione più avanti, ma restando a noi potete scrivere una cosa del genere. E questo produrrà innanzitutto, vedete, prima la nostra segnalazione, poi effettivamente la rappresentazione come stringa, e anche qui ci torneremo, dell'errore segnalato. Ora, la limitazione più grande di una lista è che gli indici sono rappresentati da interi contigui, a partire da 0, quindi 0, 1, 2, 3, eccetera, e basta. Questo a volte crea delle strutture controintuitive, per cui se vogliamo evitare ad esempio l'uso di tipi complessi di dato, possiamo, e di questo ripeto ne parleremo, useremo più array paralleli attraverso un'indicizzazione che non sempre risulta comprensibile, anzi vi dirò di più, per chi dovrà rimaneggiare il vostro codice risulterà poco comprensibile o per niente. Quindi se non volete incappare in terribili maledizioni, passiamo all'ultimo tipo di dato strutturato, il dizionario. Il dizionario è denotato da due parentesi graffe. Le tonde ormai sono già state utilizzate in più di un contesto, le quadre sono riservate alle liste, le graffe. Un dizionario appare nella forma del tipo chiave, valore, altra chiave, altro valore. Come vedete anche in questo caso, innanzitutto un po' di terminologia, questa si chiama chiave, quest'altro invece è un valore, ovvero la chiave identifica all'interno dell'elenco un certo valore, per cui voi potete scrivere una cosa del genere. Struttura simile a quella degli array associativi per i linguaggi che la prevedono, che lo prevedono. Dimenticavo una virgola per separare gli elementi. Notate che viene prodotta la scrittura 2. Ora, non siete limitati a usare le stringhe. Per esempio, questa avrebbe potuto essere una print. In ogni caso, essendo questa una chiave che identifica il vostro valore, è necessario che le singole chiavi tra loro siano diverse. Per cui, se scrivessi una cosa simile, key error, chiave, lista, come vedete viene assegnata l'ultima scrittura. La penultima viene dimenticata, il che è anche ovvio, o meglio, non è proprio ovvio. Voglio dire, essendo una lista di chiavi che univocamente identificano gli elementi, è giusto che a ogni chiave corrisponda un solo elemento. Il comportamento, in cui probabilmente non incapperete mai, ma è pur sempre bene saperlo, è che se sono incontrate due successive dichiarazioni con la stessa chiave, l'effettivo valore venga scartato, per esempio questo sarebbe esattamente equivalente a questo, fino all'ultimo, ovvero questo. Ora, come avete notato, prima ho inserito una stringa come valore, adesso invece una funzione, per cui penso, magari inseriamo una lista, e qui inseriamo una bella stringa. Questa scrittura non è consentita. Perché? Perché abbiamo detto che una chiave deve univocamente identificare il valore associato. In questo caso invece questa non è una chiave, questo è un oggetto che a sua volta chiariremo meglio, adesso prendetelo proprio come significato discorsivo di oggetto,
è qualcosa di mutabile, qualcosa che può essere modificato, per cui finché è così funziona. Ma se poi facessimo questo e successivamente riproponessimo questa assegnazione, per esempio scrivendo questo, ora noi avremmo modo di modificare la lista A all'esterno dell'elenco, la modifica si ripercuoterebbe sull'indice nell'elenco. Ma questo ci farebbe perdere completamente la chiave di partenza che in qualche altro punto del codice potrebbe essere usata. Tutto ciò per dirvi che una lista in quanto modificabile, perché come abbiamo visto possiamo aggiungere elementi, e ovviamente questo avviene con la sintassi, ad esempio a.append, ma di questo discuteremo meglio a esercitazione. Al contrario, in un elenco, cioè in questo caso, la chiave A verrà modificata, al contrario, una stringa, questa badate bene, la differenza principale rispetto a una lista, non è mutabile, cioè io non posso modificare il singolo carattere. Ad esempio, stringa, non posso sostituire il secondo carattere con una A. Punto fondamentale, notate, non c'è distinzione tra il singolo carattere e la stringa, in particolare un carattere è una stringa di lunghezza 1. Ad esempio, questa operazione, che pur sembra lecita, produrrà un errore. Notate, non è possibile assegnare i singoli elementi della stringa. La stringa è un oggetto immutabile, così è. Se viene modificato, ne viene costruita un'altra. Effettivamente, quello che ho appena detto è un controsenso. Voglio dire, l'oggetto non viene modificato. Quando voi chiedete, per esempio, la versione a caratteri minuscoli, lower, oppure la sottostringa, eccetera, viene effettivamente creato un nuovo oggetto stringa a partire da quello di partenza su cui avete effettuato l'operazione. Per adesso, in ogni caso, preoccupatevi solamente di acquisire la parte teorica, perché poi delle applicazioni pratiche, o meglio dei trucchi di uso, ne parleremo più tardi nella esercitazione. Ora, tornando, introduciamo un tipo particolare di lista, o meglio simile alla lista, chiamato tupla o n-tupla. L'n-tupla è, per esempio, alfa, è indicato dalle parentesi tonde. Ad esempio, questa è una n-tupla valida. Print. E ora vi chiederete qual è la differenza con un dizionario? O meglio, con una lista, perdono. L'Alzheimer avanza anche per me. La differenza principale, in negativo, è che una n-tupla non è modificabile. Per cui, se facciamo un parallelo del tipo con un dizionario, con una lista, scusate ancora, questo è consentito. Questo non è consentito. Le liste, le tuple sono oggetti immutabili. Primo campanello che suona, le tuple o n-tuple possono essere usate come indici, come chiavi in un dizionario. Secondo punto, quale sarà il vantaggio di usare un'enupla rispetto a una lista? Beh, il primo sostanziale vantaggio è un risparmio di memoria, in quanto non essendo modificabile, una volta creata viene congelata, basta, e questo consente, soprattutto se si tratta di una grande quantità di dati, ad esempio dati numerici, di risparmiare non solo memoria, come è ovvio che sia, ma anche capacità di calcolo, perché ogni volta non bisogna verificare eventuali cambiamenti, in quanto appunto la n-tupla, una volta creata, è congelata. Ma un uso piuttosto comune di un'n-tupla, ad esempio in un'operazione, poniamo cubo quadrato. Purtroppo adesso le operazioni sono ancora poco significative, ma vedrete che dalla prossima volta costruiremo un vero esempio funzionante. Questa funzione ritorna sia il cubo, che brutto anglicismo, sia il quadrato. Dimenticavo. Sotto forma di n-tupla. Ad esempio, se stampiamo il valore di ritorno di cubo quadrato, di ad esempio 5, ci aspetteremo un
125, 25, cioè 5 alla terza, 5 alla seconda, un enucleo. Ma possiamo andare oltre. Innanzitutto, vi dico, ovunque non sia ambiguo, ovvero ovunque non sia la tupla non possa essere confusa con una semplice lista di elementi separati da virgole, e quindi sto parlando di un'altra lista, per cui questo, oppure una chiamata a funzione, ad esempio questo, le parentesi possono essere omesse, per cui otteniamo questa scrittura piuttosto naturale e intuitiva. La funzione cubo quadrato ritorna prima x al cubo e poi x al quadrato. In particolare notate che in questi due casi non è proprio possibile eliminare le parentesi pena costruire un enunciato differente. Come vedete, questa è una lista formata dagli elementi 1, 2, 3, questa è una lista formata dalla tupla 1, 2 e dall'elemento 3. Allo stesso modo nella funzione print. Un'altra funzione molto interessante delle enuple che le rende particolarmente adatte per questo lavoro, infatti qui come notate, una funzione può effettivamente restituire più di un valore, è un assegnamento del genere, cubo quadrato uguale. Ancora una volta qui le parentesi sono omesse. In particolare questa particolare struttura, scusate la ripetizione, questa struttura è chiamato unpacking, o spacchettamento, anche se l'italiano è molto brutto, dell'enupla, ovvero l'enupla a destra viene divisa nei singoli elementi, ognuno dei quali viene assegnato cubo quadrato. In particolare, per esempio, ritroviamo un terzo valore per chiarezza, diciamo la quarta, in particolare il numero di variabili a sinistra deve essere esattamente uguale al numero di elementi dell'enupla, altrimenti fallisce. Per esempio questo che ho appena scritto fallisce. Notate? Sì, a parte per motivi di Alzheimer mio. Eccolo qui il problema. E qui se invece scrivessimo questo, perfetto, nessun errore. Ad esempio possiamo stampare il cubo, possiamo stampare il quadrato, anzi non la quarta potenza, e effettivamente ottenere i due valori che ci aspettavamo. Questo può essere molto utile, e ne parleremo a esercitazione, per restituire più di un valore senza dover creare complesse strutture. Come vedete è possibile in ogni caso creare strutture di dati, anzi dati strutturati, senza dover ricorrere ad aggregati complessi come le classi, di cui pur parleremo perché la programmazione oggetti Python rappresenta una semantica molto ricca e particolare, soprattutto espressiva, rappresenta un cardine fondamentale di Python. Ma in ogni caso avete visto che possiamo produrre una grande quantità di codice completo senza dover ricorrere alla parte di programmazione a oggetti. Bene, e con questo direi che il primo screencast è concluso. Vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima lezione.